Ciao a tutti, sono Giulia e siamo tornati sul mio canale con un nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi siamo qui con un nuovo episodio di Is It Love, Matt? Allora, prima di cominciare volevo dirvi che quest'ultima settimana non sono usciti video perché è stata la seconda settimana di vacanza. Era già la seconda, oddio, vabbè. E ho deciso di prendermi un attimo una pausa così per godermi i primi giorni e di tornare ora durante questa settimana, in cui pubblicherò ogni giorno un video di Is It Love, Matt, in modo tale da andare avanti più velocemente con la serie. Vi avevo detto che avrei ricominciato a fare episodi di questo genere, cioè nel senso mettere un episodio al giorno oppure episodi più lunghi, ed è quindi quello che sto cercando di fare. Spero che l'idea vi piaccia e che continuerete a seguire questa serie nonostante ci siano stati un sacco di pause. E però niente, insomma, adesso andiamo avanti per quel che riusciamo a fare. Come sempre io purtroppo ho dei problemi con l'aggiornamento del gioco, con le pubblicità, quindi probabilmente i video verranno un pochino più corti perché non riuscirò a vedere i video, ma soltanto a fare il minigioco, perché mi dice sempre che non sono connessa. In realtà sono connessa, quindi non capisco. E vabbè, insomma, comunque pubblicandone uno al giorno un po' più veloce si va rispetto ad una volta a settimana. Allora, andiamo avanti. L'ultima volta stavamo parlando con Colin, che mi aveva in realtà stupito con il suo comportamento, perché è diventato gentilissimo negli ultimi episodi. Ci guardiamo negli occhi, vorrei quasi stringermi contro di lui solo per un abbraccio. Si sta comunque rivelando un buon amico, perché lei sta passando un periodo brutto. E poi alla fine lui è anche amico di Matt, quindi è amico anche di lei, quindi sta un po' nel mezzo nel cercare di consolare entrambi e non sa da quale parte stare probabilmente. Si schiarisce la gola e fa un passo indietro. Beve un ultimo sorso del suo caffè per poi buttare il bicchiere nella spazzatura. Se vorrei distrarti un po', stasera sarò forse alla solita sala da concerto. Mi sorride debolmente per poi sparire nel corridoio. Scusate, ma nella band di Colin non c'era anche Matt. Direi che non è un motivo per distrarsi. Forse non era sempre, non mi ricordo. A volte ho un po' questi dubbi. Come mi alzo per tornare in ufficio, il telefono mi vibra nella tasca. Matt è passato ieri notte, va tutto bene fra voi? Daryl. Mamma mia, ma Daryl era scomparso, torna così. Mentigli, digli la verità. Digli la verità, dai, tanto prima o poi penso che lo scoprirebbe da solo. Nonostante le nostre divergenze, la sua preoccupazione per me è toccante. Sì, tra loro non era finita molto bene, non so se vi ricordate. Dopo la festa, l'incidente, tutto quello che è successo, cioè non l'incidente, quando hanno cercato di rapire Matt. Scrivo, non proprio, mi ha raccontato dell'incidente di Lana, ha bisogno di stare da solo. Ancora una volta mi rendo conto che Daryl non è l'idiota che credevo fosse. Beh, ogni tanto lo è, però sta migliorando. Ripenso all'ultima serata a casa sua, è un peccato continui a mantenere quell'immagine da playboy. Potrei quasi trovarlo sexy, ancora dubbi su di lui. Io avrei ancora dei dubbi, perché è un po' lunatico. Prima è gentile, poi pazzo, vabbè. Quindi metto che ancora dei dubbi su di lui. Aspetto un po' in caso di risposta, mentre guardo l'ora. Devo essere in pausa da almeno 15 minuti. Se Cassidy lo venisse a sapere, si divertirebbe parecchio a umiliarmi. La risposta di Daryl non si fa aspettare, ora sono curiosa di vedere che cosa ha risposto. Ok, se hai bisogno di qualcosa, chiama. Dai, è stato carino comunque. Rileggo il messaggio diverse volte, mi chiedo se posso fidarmi di lui. In questo momento penso di sì, perché mentirti? Voglio chiamarlo, non voglio parlare con lui. Ma io in realtà lo chiamerei, perché è passato un po' di tempo dalle ultime discussioni tra di loro, quindi magari un po' la situazione potrebbe migliorare, quindi magari perché no, dai. Ammetto che vorrei chiamarlo. Chi meglio di Daryl potrebbe aiutarmi a risolvere quell'enigma che è Matt? Dovrei pensare a Daryl come un alleato. Sì, è vero. Ma sono al lavoro e se non voglio aggiungere un licenziamento alla lista delle brutte notizie, devo tornare in ufficio. Vabbè, non lo devi chiamare per forza ora, ma anche più in là. Come passo in corridoio, sento per caso una conversazione tra Mark e Cassidy. Non mi notano, troppo concentrati nella discussione. Origlia, nasconditi. Perché dovresti? Nasconditi, tanto se ti nascondi senti comunque. Quindi, oddio, perché lui è così avanti in confronto a lui? Avrei semplicemente apprezzato venir consultata. Questa sta sempre a litigare. Gabriele e io non l'abbiamo considerato necessario. Sono a capo delle risorse umane, Mark. Cassidy è in piedi con le labbra strette, agita una mano di fronte
al naso di signor, del signor, questo che non so mai pronunciare, quindi non lo dico, come a scacciare una mosca. Ascolta, alla signorina Mashboom 24, cioè ditemi che cognome pazzesco, è stato chiesto tanto di recente. Abbiamo semplicemente voluto incoraggiare il suo lavoro. Ah, si sta lamentando tipo della promozione che ha avuto, del lavoro che ha avuto, perché a lei non l'hanno consultata. Beh, che la odi, però dovresti essere felice per lei. Cosa? Stanno parlando di me, infatti. Oh, per favore, Mark, tutti i nostri impiegati si danno da fare. Quanti aumenti dovrò negoziare dovesse venire fuori di questo tuo favore? Ah, praticamente lei è a capo delle risorse umane di questo settore, quindi non era a conoscenza della promozione che hanno dato al nostro personaggio, quindi si è infuriata, ma sicuramente solo perché è lei, perché se fosse stato qualcun altro non ci sarebbero stati problemi. E quindi dice, se qualcuno dovesse venire a scoprire di questa promozione, io dovrei fare promozioni a più persone, quindi spenderei un sacco di soldi, in poche parole. Penso che si fosse capito già, però ho deciso di rispiegarlo. Devo andare, Cassidy, ho del lavoro da fare. Bravissimo. Li vedo allontanarsi in direzioni diverse. Cassidy verso l'ufficio Open Space e Mark verso l'ascensore. Il mio cuore batte come un matto, mentre la rabbia mi pervade. Quella... beep. Ecco che si lamenta del mio aumento. Immagino che sia uscita fuori di testa quando è venuta a saperlo. Infatti, ma stai calma. Sbatti contro di lei, sì, più subdola. Sì, più subdola. Non lo so. Non voglio darle la soddisfazione di vedermi infastidita a causa sua, infatti. Le darei solo l'opportunità di fare il rapporto del mio comportamento ai miei superiori. Come raggiungo il mio cubicolo, Cassidy è svanita. Mi guardo in giro, ma non la trovo da nessuna parte. Nessuna beep malefica in vista. Chi stai cercando? Oh, ciao, è tornato. Cassidy. Credo sia nell'ufficio di Gabriel. Vai, lamentati. Vai. Grazie, comunque. Senza pensarci due volte, mi precipito nell'ufficio di Gabriel dopo un colpetto veloce alla porta. Gabriel mi guarda un po' sorpreso, Cassidy sempre estremamente irritata. Quanto mi sta antipatica questa. Giulia è arrivata al momento giusto. La signorina Spark, si legge? Voleva proprio consultarsi per il suo aumento. Oh, mi è andata a parlare con tutti questa, ma non le sta bene niente. I suoi lineamenti si tendono mentre trattiene il fiato. Nei suoi occhi posso vedere tutto l'odio che prova per me. Cassidy? Di fronte all'insistenza di Gabriel mi fissa altezzoso. Altezzosa, scusate. Il suo tono è mellifluo, ma la sua espressione è maligna. Congratulazioni, signorina. Senza altri riguardi abbandono l'ufficio oscillando i fianchi. Esulto per la batosta che ha appena ricevuto. No, vabbè. Perché lei parla alle spalle, si lamenta con gli altri, ma a noi non dice niente. Quindi, in poche parole, fa finta che la situazione le vada bene. Ma in realtà sappiamo tutti che non le va giù. Gli occhi di Gabriel scintillano. Chiaramente non è un uomo a cui si può fare la predica. O lui ha rimproverato lei. Perché non si deve azzardare, insomma, a contrastare le decisioni di Gabriel stesso, che dovrebbe essere il capo di tutti in teoria. Oggi presenteremo il progetto a Gabriel. Finalmente siamo arrivati al weekend. Gli ultimi giorni sono stati un inferno per me. Lavorare insieme fingendo che non fosse successo niente, pur sapendo benissimo che nulla sarà più lo stesso, mi ha semplicemente sfibrata completamente. È vero, era quel lavoro che stava facendo con Matt. È venerdì pomeriggio e non sono soddisfatta del lavoro che abbiamo svolto. Riflette la situazione della nostra relazione. Perché non sei soddisfatto? Da mo' che ci state lavorando, mamma mia. Abbiamo ancora un po' di tempo per limitare i danni. I nostri colleghi se ne sono già andati un'ora fa. Studio le immagini di Matt sul mio schermo. Matt, puoi venire qui un secondo, per favore? È la prima volta in assoluto che devo chiedergli di riniziare da uno schizzo. Non c'è nulla che vada bene in questa immagine. Aiuto, speriamo che non si mettano a litigare, anche per il lavoro. È finita l'energia, però io proverei un attimo a fare il minigioco. Solo che ogni volta mi dice che non ho connessione, quindi secondo me è perché lo devo aggiornare. Però non ho mai memoria per farlo, quindi mi si è bloccato tutto. Comunque scusate se ogni tanto sentite sto rumore, ma sono i bracciali che ho addosso, che sono 30.000, e mi si è bloccato tutto. Vabbè, e vedo se riesco a fare il minigioco, se non ci riuscissi non riesco neanche sicuramente a vedere le pubblicità, quindi chiuderò il video così, che in realtà non è neanche durato poco, quindi per fortuna che adesso danno 500 energia e non 300. Niente, non sono riuscita a fare il minigioco.
E comunque, vabbè, spero che vada comunque bene e che continueremo insomma con questa settimana e di farne anche altre in realtà. E ci metto un po' in realtà a registrare, editare tutto, però me li sto avvantaggiando i video così che dovrei riuscire a fare tutto. Niente, io spero che questo episodio vi sia piaciuto, anche se volevo vedere la reazione di Matt, sarà per il prossimo episodio. Se questo video vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un like, un commento e di iscrivervi al canale, attivando anche la campanellina delle notifiche così da non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Detto questo, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti! What a wonderful world.